Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare la palestra di Zafferanopoli con la capopalestra Sabrina, che usa Pokémon di tipo psico, come ben sappiamo. La mia squadra è questa qui, ve la faccio vedere mentre vi ricordo di lasciare un bel mi piace, come sempre, come state facendo sempre, per cui vi ringrazio, di commentare, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, di questa parte in particolare, no? Di Sabrina, che ricordi avete da bambini magari, quando avete affrontato Sabrina per la prima volta. E di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ovviamente Bellsprout non fa parte della mia squadra, ma lo sto tenendo per convenienza, poiché è a taglio. Ma noi abbiamo Blastoise al 41, Clefable al 40, Alakazam al 40, Pidgeot al 40 e Jolteon al 40, tutti allenati fieramente nella Silph SPA, pulendola completamente. Ora possiamo esplorare le ultime case che non avevamo potuto prendere perché c'erano i Team Rocket che le bloccavano. Quindi salve. Grazie per avermi iscritto, spero di vederti presto. Ehi, non leggere la mia lettera. Attenzione, sbirciamo, gossip. Mi hanno regalato un Pipisù. Aumenta i PP degli attacchi. Vabbè, cioè, come se fosse una cosa particolarmente personale. Copione è forte, ne porta una Pokébambola. Ah, attenzione, è vero, Copione, probabilmente se le diamo una Pokébambola ci insegna una mossa. Credo di ricordare così. È qui dentro lei, giusto? Sì. Mia figlia è molto egocentrica e ha pochi amici. Ah, peccato. Si diverte a imitare la gente. Per questo ha il soprannome di Copiona. Oh, andiamo a salutare questa Copiona. Salve. Ciao, ti piacciono i Pokémon? Te l'ho appena chiesto io. Sei molto strano. Smettere di imitare? Ma è il mio hobby preferito. Tra l'altro, questo è... Sbaglio o è Glacial che parlava? È l'unica occasione in cui questo personaggio parla? Un Pokémon raro, no? È solo una bambola. Ok. Qui abbiamo anche un PC, credo. No? I miei segreti. Capacità, imitare. Hobby, collezione di bambole. Pokémon favorito, Clefairy. Beh, noi abbiamo un Clefable, dovrebbe tipo prostrarsi ai nostri piedi. Bene, comunque, credo che se le portiamo una Pokébambola succeda qualcosa. Scrivetemelo nei commenti di preciso cosa perché non me lo ricordo. Forse ci insegna una mossa. Zafferanopoli, dorata terra del commercio, questo l'avevamo già letto. E forse manca solo una casetta qui sotto. Questo signore c'era? No, mi sembra non ci fosse. Sono volato qui su Pidgeot quando ho letto della Silph. Già tutto finito? Mi sono perso un po' di movimento. Caro mio, dovevi svegliarti prima. Allora, qui c'è qualcosa? No, qui siamo ancora nella Silph. Quindi, andiamo a questo punto a provare a battere la palestra Pokémon di Sabrina. Capo palestra di Zafferanopoli. Sabrina, maestro di Pokémon tipo psico. Vai. Vamos. Salve Guido. Ehi là, aspirante campione. I Pokémon di Sabrina non usano forza, ma poteri paranormali. I Pokémon di tipo lotta sono deboli contro quelli tipo psico, fortunatamente non ce li abbiamo. Si spappolano prima ancora di alzare un pugno. Beh, anche il tipo veleno è debole contro il tipo psico, eh? Non credere. Allora, contro questa palestra potremmo utilizzare Blastoise, che però non ha molto. Non ha molta difesa speciale e rischia di subire parecchi danni. Clefable non sarebbe male con tripletta. Peccato che tripletta. Beh, la tripletta funziona. Aspettate, mettiamo Clefable. Perché non stiamo parlando di Pokémon tipo psico. Potremmo usare Clefable e Pidgeot. E poi ricorrere in extremis alla Kazam, Jolteon e Blastoise. Vediamo, eh. Affrontiamo prima tutti gli allenatori. Sabrina è giovane, ma è già il nostro capo. Non arriverai a lei facilmente. Tranquillo, voglio prendermi con calma e battere tutti voi stupidi allenatori psiche. Slowpoke. Ok, questo potremmo batterlo tranquillamente con Jolteon in realtà. Useremo tripletta comunque. Dovrebbe fargli parecchio male in teoria, perché difesa speciale sì ce l'ha alta, ma difesa fisica non tanto. Infatti l'ha sentito, eh. L'ha sentito parecchio. Andiamo di tripletta poi. Peccato che Clefable abbia psichico. Che non farà molto in questa palestra. Ok, poi chi hai un altro Slowpoke? Bene, a questo punto mandiamo il nostro Jolteon. Che con Fulmine dovrebbe risolvere la situazione. Forse addirittura con Tono Shock. Proviamo con Tono Shock. Vediamo se lo shottiamo. Ok, perfetto. Anche con Tono Shock. Quindi non dobbiamo nemmeno sprecare dei Fulmini. Slowbro, lasciamo Jolteon.
contro di lui. Oddio, ma che sprite strano più che altro. Sembra che il Pokémon sia la coda al posto di Slowpoke. Al posto del maialone. Brutto colpo, buono. Olè, un po' di punti esperienza per Jolton che sale al 41, niente male, niente male. Abbiamo battuto Psyche. Mi sono distratto? No, non ti sei distratto. È stata una lotta alla pari. Salve. Ehi tu, facciamo lottare i nostri Pokémon. Ma certo che sì, cara Psyche. Ma certo che sì. Allora. Andiamo di... Oh, Gastly. Ah, quindi ci sono i Pokémon tipo spettro qui. Ok. Ci sono comunque Pokémon di tipo spettro, quindi uno psichico li disintegra, in teoria. È super efficace, ma non muore. Attenzione. Attenzione. E mi confonde pure. Andiamo di bolla raggio. Bravo, Clefable. Non sei rimasto confuso. Ah, perché questa è una medium, ecco perché. Beh, a questo punto contro la medium mandiamo alla Kazam. Perché ho visto che con uno psichico o abbiamo beccato un roll basso, oppure con uno psichico non riusciamo a tirar giù Gastly. Però alla Kazam ovviamente lo distrugge. E Hunter, lasciamo ancora la Kazam. Vai, altro psicoraggio e addio. Non uso nemmeno psichico perché dovrebbe tranquillamente bastare psicoraggio. Perfetto, abbiamo battuto anche la medium. Ho perso dopo tutto. Sì, hai perso dopo tutto. Allora, andiamo anche contro di lui. Temi il nostro potere nascosto? Temi tu la morte? No, non temo il vostro potere nascosto, siete tutte le pippe. Kadabra, attenzione, ok, tipo psico. Però non ha difesa, quindi con una tripletta potremmo probabilmente tirarlo giù in un colpo. Niente, lui sfrutta la sua velocità maggiore rispetto alla nostra per usare ripresa full vita. Boh, va bene. Brutto colpo, peccato, non sapevo mai se sarebbe bastato oppure no. Defebola al 41, ottimo. Slowpoke, vai, tocca a te, Jolton. È tutto tuo, Slowpoke. Tutto tuo, vai con un bel tuono shock, guarda, non serve nemmeno scomodare fulmine. Addio Slowpoke. Poi chi mandi? Mr. Mime. Contro Mr. Mime. Mandiamo Pidgeot. E usiamo volo. Barriera, ah, cacchio, si protegge dalle mosse fisiche. Gli faremo molto meno danno. Infatti, eppure schermo luce mette, infame. Andiamo di volo di nuovo, dovremmo comunque riuscire a shottarlo. Vai, bel volo e addio. Ah, di pochissimo, peccato. Vabbè, useremo sdoppiatore qui, tanto non prenderemo alcun danno di recoil, praticamente un PS, infatti. Bene. Kadabra, lasciamo Pidgeot, sì. E andiamo di volo. Vediamo se le mosse barriera restano anche per il prossimo Pokémon. No, non credo. Kadabra è stato comunque shottato a volo. Penso che in prima generazione allora siano solamente per il Pokémon che le mette. Non l'avevo previsto. Oh, capita. Continuiamo. Salve. La palestra di Zafferanopoli è famosa per il paranormale. Vuoi vedere Sabrina? Lo so. Ma va, cioè scusami, un allenatore che entra in una palestra Pokémon, cosa vorrà mai fare se non arrivare al capo palestra? Psiche. Cos'è Vanna Marchi che truffi la gente con le tue cose false? Allora, contro Slowbro. Andiamo di tripletta. Niente, qua non voglio cambiare, voglio che Clefable lo batta. Quanto danno fa? Poco. Pistolacqua non dovrebbe farci molto, in realtà, anche se è stab la parte sua. Abbiamo comunque una buona difesa speciale. Buono. Ruggito. Ci diminuisce l'attacco. Proviamo lo psichico. Non mi ricordo se non è molto efficace lo psico contro lo psico. Sì, non è molto efficace. Perfetto. Era un test che volevo fare. Andiamo allora a questo punto di tripletta e finiamolo. Si prenderà un bel po' di punti esperienza la nostra Clefable. Non muore, incredibile.
Andiamo di nuovo di psichico, allora tanto in questa palestra non lo useremo praticamente mai, a meno che abbiano magari degli Pokémon di tipo spettro, per qualche motivo, e non psico. Grrr! Che commento incredibile dopo la battaglia, eh? Grrr! Salve! Sabrina è più giovane di me, ma la rispetto. Brava, brava cara psiche. Gastri? Appunto, qui possiamo usare psichico. Vediamo se riusciamo a shottarlo, eh. Magari questo Gastri ha un po' meno difesa speciale dell'altro. Chi lo sa? Vediamo. Ah, sì, ok. Allora, prima o avevamo preso un roll molto basso, oppure il Gastri di prima aveva delle statistiche speciali più alte per qualche motivo. Ok, lui è più veloce di noi, ci sta, Hunter è molto veloce. Qua penso si colpisca da solo, infatti. Oh, ombra notturna, questo fa male. Togli sempre 40 PS, se non sbaglio. E infatti, beh, ci ha mandato un bel po' giù. Così confuso da colpirsi da solo. Ah, niente, qua. Qua si deve sostituire. Qua si deve sostituire, contro di lui si manda la Kazam. Per forza. Un bello switch in. Ombra notturna ci colpisce. Ah, però. Che parecchio danno, eh. Andiamo di psicoraggio e tiriamo via questo Hunter. Ecco fatto, via. Un po' di punti a Clefable e un po' ad Alakazam. Non sono all'altezza. Oh, capita, tranquilla. Ok, non so se questo l'abbiamo già battuto, in ogni caso. Diamo magari una curatina con la super pozione al nostro Clefable. Ecco fatto, così dovrebbe bastare. Salve, esatto, questo non l'abbiamo ancora battuto. Il potere da solo non basta. Ok, va bene. Sì che vuole lottare. E manda. Oh no, ancora Mr. Mime. Questo mette le barriere e rompe solo le balle. Allora andiamo di tripletta subito. Facciamogli un bel po' di male. Buono, bel danno. Ok, non mette le barriere ma uso confusione. Ah, però, che danno, eh. Brutto colpo, certo, però. Che danno, comunque. Vola raggio e addio, Mr. Mime. Poi, Kadabra. Lasciamo Clefable. Con una tripletta dovrebbe tirarlo giù. Vai. Ah, psicoraggio, vediamo se resistiamo. La difesa speciale nostra non è bassissima. E infatti resistiamo, dai, buono. Vediamo se lui resiste a tripletta, invece. Nope. Niente da fare. Clefable sale al 42. Ottimo. Non ci credo, devi iniziare a crederci invece. Ora che il nostro Clefable è al 42, direi che possiamo tranquillamente metterlo da parte e mettere Pidgeot davanti. Ecco fatto, vamos. Salve. Ah, però questa è una medium. I Pokémon assumono l'aspetto degli allenatori. I tuoi devono essere forti. Beh, grazie, medium, per questa lusinga. Però non avrei dovuto mettere davanti Pidgeot. Infatti. Forse volante però ha effetto su di loro. Vediamo un secondo. Non mi ricordo se volante ha effetto su Pokémon di tipo spettro. Sì, effetto, buono, buono, buono allora. Sono solo normali e lotta che non hanno effetto. Buon, altro volo. E il nostro Pidgeot si prenderà un bel po' di esperienza. Ottimo così. Lo sapevo. Cosa sapevi? Che saresti morta male? Allora, altra allenatrice qui? No, questa l'abbiamo già fatta. Tu? Anche tu? Tu? Anche tu? Li abbiamo battuti tutti, allora? Mi sa di sì, raga. Li abbiamo fatti tutti. Siamo arrivati da Sabrina. Allora, diamo una super pozione, giusto per essere sicuri, a Clefable. E pure un'altra, va? Ecco, fatto. E poi chi è che c'è lì sotto? Alakazam, sì, Alakazam curiamolo assolutamente. E crepi l'avarizia, dai, un'altra super pozione su Clefable. Lasceremo comunque davanti il nostro Pidgeot, direi di salvare. Come vedete siamo a 37 Pokémon nel Pokédex. Con 40 avremo anche il moneta amuleto, se non sbaglio, quindi inizieremo a fare un bordello di soldi. E
A meno che non si possano dare degli strumenti. No, è vero, non si possono dare degli strumenti ai Pokémon qui. Quindi forse il moneta muleta non esiste nemmeno. Boh, vedremo. Sarà magari un bonus passivo come che possiamo scegliere di attivare o disattivare come condivide esperienza. Vediamo comunque. Vai, andiamo a combattere contro Sabrina. Ho avuto la visione del tuo arrivo. Anche da bambina avevo poteri paranormali. Prima ho imparato a piegare i cucchiai col pensiero. Odio lottare, ma se vuoi ti mostrerò i miei poteri. Non mi interessano i tuoi poteri, mi interessano i tuoi Pokémon. E al massimo qualcos'altro, ma non c'entrano i tuoi poteri. Ok, Sabrina vuole lottare. E manda Kadabra al 38. Attenzione, dovrebbe essere anche molto veloce questo Kadabra. Vediamo se siamo più veloci noi, siamo più veloci noi. Buono, bravo Pidgeotto. Niente, questi usano ripresa di primo turno, non si capisce per quale motivo. Kadabra giustamente ha una difesa di carta e lo tiriamo giù con Pidgeot. Poi, Mr. Mime, lasciamo comunque Pidgeotto. E andiamo di volo. Ok, lui inizia con barriera, va bene. Va bene, va bene. Tanto abbiamo però visto che... Ah, doppia sberla, aia. Ok, non mi fa molto male perché giustamente di attacco Mr. Mime non penso abbia molto. Andiamo poi di Mentaliente. Confusione, va bene. Questo ci potrebbe fare già più male. Vai, Ventagliente. Barriera di nuovo, va bene. Però a questo punto noi usiamo volo. E ce ne andiamo tranquilli. Doppia sberla, volo. Ah, attenzione, si è aumentato di 2 volte la difesa. Ah, può essere spammata barriera. Ok, capisco. Barriera può essere spammata in prima generazione. E ti aumenta sempre di più la difesa. È proprio considerata come una mossa di stato normale. Venomoth, lasciamo Pidgeot. Ah, bellino lo spread di Venomoth, sembra proprio una falena. Una falenona gigante. Volo dovrebbe essere super efficace. E porterà a casa la kill, ottimo. Ed infine Alakazam. Ok, lasciamo ancora Pidgeot. Andiamo di sdoppiatore. Anzi, andiamo prima di volo. Ah, è più veloce lui però. Mannaggia noi. Seconda, quanto fa? Fa male? Abbastanza. Ok, andiamo in volo. Lui si è ripresa ma non fa nulla. Volo. Ok, gli fa abbastanza male. Andiamo poi di sdoppiatore. Riflesso. Attenzione, riflesso aumenta. Si è corazzato. Ok, anche se si è corazzato muore comunque. Buono. Oh, abbiamo tirato giù. Sabrina solo con un Pidgeot al 40. Va bene. Non ci credo, ma non nego la disfatta. Non mi sono data molto da fare per vincere. Ok. Ti conferisco la medaglia Palude. Che schifo la medaglia palude. Con la medaglia palude tutti i Pokémon fino al livello 70 ti obbediranno. Quelli più forti ignoreranno gli ordini in battaglia. Non allenare troppo i tuoi Pokémon. Aspetta, prendi questa MT. Seconda, immagino. Seconda, usa potenti onde psichiche per arrecare danni. Ok, seconda magari la possiamo utilizzare su qualcuno, vediamo. No, aspettate, vorrei uscire però... C'è modo di tornare direttamente da lui? No, dai, non l'hanno messo qui. Niente, vabbè, torniamoci così. Se voi prendete una direzione e la continuate a prendere, ecco, non come ho fatto io prima, andando in giù. Orizzontale, orizzontale, verticale, verticale, come sto facendo io. Arrivate prima o poi o all'inizio o alla fine. Quindi, se avete problemi a fare questa palestra, se avete avuto problemi in passato, sappiate che il trucchetto è questo. Prendere sempre una direzione. Prima o poi arrivate alla fine, non vi potete perdere. Vediamo, eh. Tac, tac. Eccoci qua, arrivati. Ok, abbiamo battuto anche Sabrina. Datemi la mia bicicletta, per favore. Eccola qui. Sì, salgo sulla bicicletta. Andiamo al centro Pokémon, andiamoci una curata. Poi direi di andare al Pokémon Market e comprare qualche super pozione, di nuovo, se possiamo comprarla qui almeno. Che sono molto utili per curare i Pokémon dopo la battaglia. Grazie con il tuo Pokémon sono in perfetta forma, grazie a Dio, ciao! Andiamo al Pokémon Market che è qui dietro. E vediamo se in questo Pokémon Market possiamo comprare delle super pozioni, eh. Perché andando avanti, qui nelle prime generazioni di Pokémon, i market non è che hanno sempre tutti gli strumenti. Quelli più deboli non li vendono più.
E qui magari vendono solo iperpozioni, appunto, vendono solo iperpozioni che sono decisamente overkill per quello che vogliamo fare noi. Quindi, Pokémon Volo. Vogliamo, penso che ad Aranciopoli si vendano tranquillamente le super pozioni. Quindi andiamo lì. Facciamoci una piccola scorta di super pozioni. Eccoci qui. Pozioncina, compra, super pozione, eccola qui. Prendiamone 10. Ecco fatto. Magari qualche Pokéball in più, una decina, per poter catturare eventuali Pokémon nuovi che troviamo. Anche se dove stiamo andando noi ora non troveremo molto probabilmente dei Pokémon nuovi. Volo. Allora, andiamo ad Azzurropoli. Immagino abbiate capito cosa voglio fare, anche perché ve l'ho detto in uno degli scorsi episodi. Prima di tutto, vediamo se possiamo insegnare la Psiconda a qualcuno dei nostri Pokémon. MT46 usa. Abbiamo ancora il terremoto, tra l'altro, teniamolo a mente. Il terremoto. Allora, potremmo insegnarla a Clefable oppure ad Alakazam. Entrambi inutili perché hanno già Psichico. Non useranno mai Psiconda, quindi la Psiconda la lasciamo giù. Ok, che ci occupa solamente un posto nello zaino. Pice di Glacial. Deposita. E depositiamo la Psiconda. Vai. E a questo punto depositiamo anche il taglio, perché fino adesso tanto abbiamo Bellsprout che fa da taglio, quindi non è inutile portarcelo indietro. Quella MN. Ora, lo Snorlax che è là non ci interessa catturarlo, perché abbiamo già catturato uno Snorlax. Quindi lo tireremo giù con. Snorlax non dovrebbe avere una difesa alta. Quindi useremo Pidgeot, va bene. Allora, mettiamoci la bicicletta immediatamente sul primo posto, ecco fatto. Così ogni volta che la prendiamo siamo più veloci. E via. E si va. Verso nuove ed entusiasmanti avventure. Eccoci qui. Snorlax, dobbiamo suonare il Pokéflauto. Vai, usa. Faccio sentire la musichetta. Snorlax si è svegliato. Male, e attacca furioso. Sì, attaccami, va. Snorlax. Prova ad attaccarmi. Livello 30, Pidgeot. Andiamo di volo. Botto in testa, lo evitiamo giustamente. E lo colpiamo. Vedete che di difesa non ha moltissimo. Ok, Snorlax si mette a dormire, va benissimo. È normale che faccia così. Andiamo di volo un'altra volta. Ok, un bel volo addosso a lui. Si è svegliato. Che palle, adesso userà di nuovo riposo. No, botta in testa, perfetto. Addio Snorlax. Adios. Sale a livello 42 il nostro Pidgeot, ottimo. Continua ad essere molto veloce e ad essere un pochettino più alto in attacco, buono. Sbadigliando sonoramente, Snorlax torna sui monti. Ah, ok, non è che ci dice che l'abbiamo ucciso brutalmente. Snorlax torna sui monti, va bene. Allora, salve. Vado a fare un giro con la mia ragazza. Ok. Andiamo a fare un giro in bici. Va bene. Allora, mettiamoci la bicicletta. Ah, non ci ferma lui. Ci spona direttamente in bicicletta. Perfetto. Allora, vediamo un po'. I Pokémon che dobbiamo far salire di livello sono Alakazam, Jolteon e Blastoise. Guarda, sempre prima Blastoise. Tanto come sempre, Jolteon e Alakazam salgono di livello da soli, praticamente. Che vuoi? Lottare? Secondo te cosa voglio, stupido centauro? Ok, vediamo un po', chi manda? Grimer. Sì, in questo percorso potrei tranquillamente insegnare Terremoto a qualcuno e allenare solo Alakazam e quello che ha Terremoto, praticamente. Allora, andiamo di morso. Ok, un buon danno, va bene. Cosa mi toglie? Non mi toglie niente, perfetto. Addio Grimer. Poi lui chi manda? Coughing. Lasciamo Blastoise. Ancora con Morso. Smog, perfetto. Non ha avuto effetto. Ha fallito l'attacco. Ok, iniziamo a far prendere punti esperienza al nostro Blastoise. Non osare ridere. Ma cosa vuoi? Ma va. Boh. Bella bici da qua.
Ah, attenzione, abbiamo uno che vuole rubarci la bici. Beh, perché i giochi Pokémon erano educativi, no? Zucca pelata, tra l'altro, si chiama. Adesso sarebbe considerato offensivo. Chiamare qualcuno in quel modo. Andiamo di pistolacqua. Niente male come danno, eh. Avesse avuto Surf qui avrebbe già ucciso Machop. Vai, vogliamo farlo arrivare almeno a 42, Blastoise. Mankey. Beh, a questo punto però cambiamo Pokémon e mandiamo il nostro Pidgeot, che qui ha qualche occasione per allenarsi decentemente. Volo. Anche se boh, lui ha disintegrato Sabrina, cioè tutta la squadra di Sabrina con un solo Pidgeot. Quindi niente male comunque, Pidgeot. Ok, Machop di nuovo, lasciamo il nostro Pidgeot e andiamo di volo. Lui ha provato a usare colpo basso ma ha fallito, giustamente. E noi lo tiriamo giù con volo. Perfetto. Abbiamo battuto lo Zucca Pelata. Sono KO. Mi spiace per te. Esce fuori e gioca Topastro. Ma sono tutti cattivissimi, ma io lo ripeto, c'è una cosa che ho detto anche negli scorsi episodi. Sono tutti cattivissimi con il nostro allenatore. Poi boh, cioè, fanno i gradassi e usano Mankey, voglio dire. Boh, cioè. Devono anche avere dei Pokémon un po' più spaventosi, insomma. Colpo karate. Mi fa poco di nulla, anche perché quello era tra l'altro un colpo critico. Poi, Machop. Lasciamo comunque Blastoise. Vediamo con un giro raggio quanto li facciamo, invece. Giusto per capire, no? Ah, lo shottiamo, che bello. E Blastoise sale a livello 42, ottimo. Cerca di imparare Capocciata, attenzione. Però Capocciata è quella che dura due turni, giusto? È quella che dura due turni. Beh, noi intanto la togliamo al posto di colpo coda che non serve davvero a niente. Quindi comunque un altro attacco fisico per Blastoise non è male. Peccato che duri due turni. Sei un topastro. Ma vai a cagare, per favore. Allora, ehi, mi hai urtato. Potrebbe aver avuto ragione, lui era lì tranquillo e noi gli siamo arrivati da dietro con la bici nel culo, quindi questo potrebbe aver ragione. Weezing. Proviamo a usare Capocciata, vediamo quanto danno gli facciamo. E vediamo anche cosa fa effettivamente in prima gen Capocciata. Ok, aumenta la difesa? No, abbassa la testa e basta. Non avvelenarmelo però, per favore. Niente, me l'ha avvelenato. Ma si può essere più infami? Capocciata, vediamo quanto danno gli facciamo. Ma nemmeno così tanto in realtà. O sbaglio. Cioè, non è nemmeno questo gran danno, voglio dire. Con morso quanto li facciamo? Vabbè, la metà effettivamente. Cioè, li facciamo parecchio danno, per carità, eh. Andiamo di giro raggio poi. Ok, abbiamo tirato giù anche Weezing. Tombola. Tombola, tombola. Beh, a questo punto guardate, vado a curarmi Blastoise al centro Pokémon e torno qui immediatamente tagliando il video. E rieccoci qui. Mi ha visto l'allenatore mentre tornavo qui, quindi mi ha subito sfidato. Ho fame e mi sto arrabbiando. Va bene, sei uno zucca pelata anche tu? No, giusto per capire. Sì, infatti. Dal commento si poteva capire. Ma tra l'altro cos'ha sul pacco? Ha tipo una fondina per una pistola, sembra. Si capisce. Allora, Machop. Io continuo a tenere davanti il mio Blastoise. Perché comunque con gelo raggio adesso questo sappiamo che lo tira giù in teoria. Con un colpo solo. Vediamo, eh. No, di pochissimo. Peccato. E lui continua a farmi brutto colpo con quel colpo karate. È vero che colpo karate ha la probabilità più alta di fare brutti colpi, però che palle. Ogni colpo karate ha un brutto colpo su di me. Ma lui questo aveva solo un Machop. Male. Molto male. Molto molto male. Oh, però non piangere. A questo punto guardate, Blastoise al 42, Clefable al 42, Alakazam al 40, direi che è giunto il momento di tirare su Alakazam. Ma tra l'altro Blastoise è al 40... No, che è 42, solo che c'è quel 143 che mi confondeva di DPS, di Clefable. E poi Jolteon. Tiriamo su loro due, eh. Ora tocca a loro. Ci sono altri allenatori qui? Ma certo che sì. Certo, me ne vado. Sembra che abbia risposto alla mia domanda fuori dal gioco. Metanarrazione is possible. Allora. Centauro manda in campo Grimer. E noi abbiamo la Kazam. Mi dispiace per il Grimer, ma non farà molto.
Anzi, mi dispiace per tutti i centauri di questo percorso perché contro l'Alakazam non faranno molto. Tra l'altro, l'Alakazam potrà one-shottare qualsiasi cosa anche nella palestra di Koga, pensateci bene. Tipo veleno, quella palestra lì. Cioè, letteralmente, l'Alakazam avrà vita non facile di più. Ok, Grimer di nuovo. Ma questo è tra l'altro molta fantasia con il Pokémon, non sbaglio. Cioè, è andato in una fogna a formare la sua squadra e non è più uscito? Chi manda ora? Alakazam a livello 41, fa sempre piacere scoprirlo. Un altro Grimer, sì, è letteralmente andato in una fogna, ha detto io diventerò l'allenatore migliore del mondo e ha catturato 4 Grimer. Ah, oh, buon per lui. Brutto colpo, vabbè, povero Grimer. Overkill totale. Non farmi arrabbiare. Ma vai a cagare, va. Allora, qui abbiamo battuto tutti, o sbaglio? Sì, tutti. Non ci sono strumenti invisibili qua. Nope. Non ho voglia di mettermi a cercare gli strumenti invisibili, detto sinceramente. Ah, qui abbiamo ancora la meccanica della discesa. Vediamo se troviamo qualcuno qui di interessante, eh. Qualcuno che magari ci manca. Raticate tecnicamente ci manca, quindi... Se lui non muore con un attacco del nostro Alakazam, dubito che possa non morire con un attacco del nostro Alakazam in realtà. Non ho voglia nemmeno di star qui a prendere botte da un Raticate, quindi me ne vado. Vediamo chi troviamo. Dolgo, ce l'abbiamo già lui. Quindi fuggiamo. E vediamo se troviamo un altro Pokémon. No, troviamo un allenatore però. Che vuoi, Pulce? Ma niente, se stavo nell'erba alta a cercare dei Pokémon, sei tu che mi hai approcciato. Zucca pelata. Ok, con Machop. Tra l'altro è davvero una fantasia di Pokémon incredibile. Cioè, esistono anche altri Pokémon lotta, vorrei dire, eh. Non esiste solo Machop o Mankey. Cioè, mettimi le evoluzioni piuttosto, mettimi anche qualche evoluzione. Oh, finalmente, Machoke, appunto. Sì, con lo sprite bruttissimo, cioè sembra che stia facendo bodybuilding. Non ha alcun senso, vabbè. Tiriamolo giù. Buono per Alakazam. Oh, che ti devo dire? Andiamo a battere anche lui? Non rende lottare con i bambini. Sicuro? Perché ti battono probabilmente, eh. Ok, contro Mankey probabilmente anche una scoreggia di Alakazam lo ucciderebbe, però andiamo comunque di Psicoraggio che è la nostra arma meno forte. Effettivamente dovremmo insegnare qualcosa di un po' più utile ad Alakazam, qualcosa di un po' più versatile più che altro. Mandiamo Pidgeot contro Primeape. Tanto Alakazam prenderà un botto di punti esperienza anche in palestra, quindi facciamo prendere punti esperienza anche agli altri. Contro queste qui. Volo e addio Primeape. Buono così. Sono fritto. Oh, mi spiace. Continuiamo la nostra avanzata in questa pista ciclabile. Controlliamo che non ci siano degli allenatori qui. E infatti ce n'era uno. Andiamo a batterlo. Vai verso Fucsiapoli? Ovviamente sì. Se sto venendo giù. Anche se in teoria io stavo salendo quando lui mi ha visto. Quindi dovrebbe essere il contrario. Ah, Weezing. Che bello shottare Weezing. Vai, psicoraggio. Addio Weezing. Perfetto. Poi, Koffing. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Jolteon. Deve allenarsi un po' anche il caro Jolteon, eh. Una bella fulminata sul nostro Koffing e addio. Perfetto. Poi chi mandi? Weezing. Lasciamo Koffing. Cioè, lasciamo Jolteon, volevo dire. Vediamo se con un fulmine tira giù anche Weezing. Dubito, sinceramente. Però vediamo. Ok, invece l'ha tirato giù. Grande Jolteon. Beh, era a livello 28, effettivamente, questo Weezing non era così alto. Impanato e fritto. Va bene, cotto e mangiato. Non so, non capisco. Allora, vediamo se ci sono altri allenatori qui. No. Ok, abbiamo fatto tutti gli allenatori della prima parte della pista ciclabile. Scendiamo. Altro allenatore, vai. Siamo centauri, dei campioni. Siamo i centauri. Na 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 na.
Allora, Mac, perfetto, altro che viene shottato dalla Kazam. Tra l'altro tutti shottati da un banale psicoraggio, cioè manco devo usare psichico che è più forte. Un tranquillissimo psicoraggio. Affumicato, ma questi ce l'hanno col cibo o sbaglio? Allora, andiamo prima da questa parte, vediamo se ci sono degli allenatori di qua. Se non ci sono poi saliamo. Eccone qui uno. Ho bisogno di un po' di esercizio. Va bene? Ti daremo, oltre all'esercizio che vuoi, anche una bella sconfitta, caro zucca pelata. Menchi. Vabbè, boh, ragazzi, cioè, io non capisco perché abbiano dei Pokémon così di merda. Vabbè, a parte che ve l'avevo detto, Cioè, i percorsi che vanno da Azzurropoli a Fucsiapoli e da Aranciopoli barra Lavandonia a Fucsiapoli, ti trovi Pokémon underlivellati, perché sono percorsi che volendo potresti fare direttamente dopo Lavandonia. Noi abbiamo fatto la Sylph prima e ci sono saliti di livello tutti i Pokémon praticamente. Allora, riflesso potrebbe essere interessante al posto di teletrasporto, sicuramente. Togliamoglielo. Non ha alcun senso lasciare il teletrasporto. Non useremo mai riflesso, per carità. Però è sempre meglio il teletrasporto. Mankey, sì, cambia un Pokémon. Dai, mandiamo Jolteon. Con una semplice tuono shock dovrebbe shottare pure Mankey. Quindi andiamo di tuono shock. Perfetto. Machoke. Lasciamo Mankey. Cioè, lasciamo Jolteon, volevo dire. E andiamo di fulmine. Dovrebbe essere shottato. Perfetto. E chi hai poi? Primeape? No, Machop ancora. Boh, va bene. Un tuono shock dovrebbe bastare tranquillamente. Ecco fatto. Addio Machop. E Jolteon non sale di livello, peccato. Uff, questo sì che è esercizio. Sì, infatti. Ora scendiamo di nuovo. Ok, siamo arrivati a questa rientranza qui. Vediamo se qui abbiamo degli allenatori qui dentro, eh. Abbiamo però dei consigli utili. Premi il pulsante Hobby per restare in equilibrio in discesa. Ah sì, avete visto? Tac. Si rimane in equilibrio. Consigli utili. Tutti i Pokémon sono diversi. Pokémon dello stesso tipo e livello crescono a ritmi diversi. E queste sono le nature. Quindi ci sono i Pokémon di prima generazione, ma non possiamo sapere quali siano. Un avviso: attenzione agli strumenti abbandonati. Sì, perché in questa pista ciclabile, se non ricordo male, ci sono degli strumenti invisibili. Però non so dove, sinceramente. A te ti abbiamo già sconfitto, sì. Quindi possiamo scendere di qui e battere gli allenatori da questa parte. Salve. Troverai Voltorb elettrizzante. Ah, quindi tu hai un Voltorb. Ok. Centauro vuole lottare e manda in campo Voltorb. Beh, giustamente. Ci ha spoilerato il suo Pokémon, praticamente. Andiamo di psicoraggio. E addio Voltorb. Che sono sicuro aveva già intenzione di farsi esplodere. Un altro Voltorb? Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo. Ma io direi di mandare in campo così quasi due Fable. Facciamoli prendere un po' di punti esperienza, va. Una bella tripletta e via. Vai, tripletta. Tanto è inutile mandare tutto su Alakazam. Alla prossima palestra useremo quasi solamente lui. E magari Pidgeot quando uscirà un Venomoth, per dire. Ridotto a una pappetta. Sì, questi ce l'hanno davvero col cibo. Altro allenatore, vai. I miei Pokémon non si trasformano. Perché? Ah, boh, cioè, o gli hai dato una pietra stante o continui a premere B durante l'evoluzione. Questo qua è un Machoke. Ah no, ok, a questo serve lo scambio, va bene. È un indizio probabilmente di gameplay per farti capire che per Machoke serve lo scambio, non serve farlo salire di livello. Anche se boh, è il 33, comunque non è che sia di livello così alto per dire oh mio Dio perché non si evolve. Tu, cosa hai fatto? L'ho fatto evolvere, sei contento? Ho fatto evolvere il tuo Pokémon. Da uno stato vitale all'altro. Vai, altro allenatore. Sì, ribelle. Boh. Sì, ribelle, così. Non si sa verso cosa, verso chi. Sì, ribelle. Primeape. Altro bel psicoraggio e addio.
Perfetto. Poi chi mandi? Machoke. Se cambia un Pokémon e mandiamo... Clefable potrebbe prendersi una bella botta, quindi mandiamo Pidgeot. Che forse potrebbe pure salire di livello, vediamo, volo. Colpo basso, non ci colpisce. Ok, addio Machoke. No, non sale di livello, peccato, peccato. Grrr. E niente, cioè, anch'io vorrei essere pagato per scrivere grrr con gli allenatori, eh. Cioè, non dovrebbe essere male come cosa. Consiglio utile, un avviso. Non buttare all'aria il gioco, lancia piuttosto le Pokéball. Un avviso per chi rage quitta, scusatemi. Allora, altro allenatore che ci siamo lasciati indietro. Bella bici, come funziona? In che senso, scusami, come funziona una bici? Ma poi tu c'hai una moto, vabbè. Weezing, va bene. Livello 29. Alakazam con psicoraggio, farà il suo dovere. E addio. Poi Mac, lasciamo la Kazam. E andiamo lì psicoraggio. Ecco fatto, questi allenatori fanno perdere poco tempo, hanno Pokémon che danno tanta esperienza e via. Proprio i migliori sono. Che schianti? Ma cosa vuol dire? C'è un gioco di parole con il vino, chianti? Non capisco, ragazze. Allora, facciamo l'ultima parte di pesta ciclabile, eccoci qui, vai. Sparisci, Pulce, sono esausto. Allora, no, questo non può essere perché o tu hai fatto avanti e indietro, quindi hai fatto prima la salita e poi la discesa, oppure tu hai fatto solo la discesa, quindi non puoi essere esausto. È proprio un bug all'interno del gioco, questo non può essere esausto quel tipo. Se si trova alla fine della discesa. Capisco all'inizio della salita, vuol dire che hai fatto la salita, però. Alakazam a livello 43, ottimo. E un bel Weezing, dai, cambiamo Pokémon, Alakazam si è allenato parecchio, mandiamo Jolteon e facciamogli fulminare tutti. In teoria dovrebbe shottarli tutti con fulmine. Fulmine o addirittura con uno shock. Vai, animazione lunghissima. Via. Jolteon al 42, ottimo. E cerca di imparare il doppio calcio, attenzione. Vediamo, cosa possiamo togliergli. No, no, non possiamo togliere niente. Lasciamo così. Attacco rapido mi va bene. Anche se lui è già molto veloce, quindi colpirebbe sempre per primo in ogni caso. Non può essere paralizzato perché è un Pokémon di tipo elettro, quindi togliamo l'attacco rapido. Mettiamogli doppio calcio. È comunque una mossa di tipo lotta e può essere utile contro qualche Pokémon di tipo normale. Vai, tuono shock contro Koffing dovrebbe bastare. Brutto colpo, attenzione, forse non bastava. Vediamo se ne è un altro, che ne è un altro. Proviamo a usare Tono Shock di nuovo, vedere se sarebbe bastato oppure no. Brutto colpo di nuovo, non possiamo comunque saperlo. Dai, dimmi che ne è un altro. Weezing no, ok, Weezing non possiamo testarlo perché penso che resista comunque a Tono Shock. Ma retestiamolo, dai, testiamolo, sono curioso. Resiste a un Tono Shock di Jolteon? Oh, alla faccia se resiste. Ecco, adesso mi avvelena pure, vedrai, appunto, sono stupido. Niente, potevo risparmiarmi questa cavolata facendo fulmine. E invece no. Ho voluto fare questa stronzata. Sei soddisfatto? Abbastanza, guarda, avrei voluto capire se Koffing sarebbe resistito oppure no. Vediamo se c'è un altro allenatore qui che ci siamo mancati. Lui sì? No, niente, abbiamo fatto tutti, perfetto. Mi spiace di farvi avere questo fastidiosissimo glitch del Pokémon avvelenato. Ok, siamo arrivati alla fine della pista ciclabile. Vorrei leggere quel cartello. Pista ciclabile, fine discesa. Ok. E non ci sono nemmeno più allenatori qui. Quindi possiamo proseguire. Questa è? Ok, pista ciclabile vietata ai pedoni. Possibile entrare, grazie. Vediamo qui sopra chi c'è. C'è un ragazzino. Cerca Slowbro, vuoi scambiarlo con Lickitung? No, anche se prima o poi lo faremo perché è l'unico modo per ottenere Lickitung nel gioco. Poi lo scambio. Ok, qui abbiamo degli allenatori, però dato che non voglio continuare ad avere questo effetto del veleno,
Vado a curarmi Pokémon qui. Non taglio perché sono letteralmente qui a Fuxiapoli. Eccoci qui, curiamoci Pokémon. Qua. Così almeno sto effetto veleno bruttissimo ce lo togliamo. Ecco fatto. Arrivederci. L'esplorazione di Fuxiapoli la rimandiamo al prossimo episodio. Noi adesso andiamo a battere quegli apicoltori. Così da completare tutti gli allenatori che ci sono prima di Fuxiapoli praticamente. No, non volevo entrare qui, mannaggia me. Ok, battiamo loro. Cerco sempre nuovi Pokémon nell'erba alta. Va bene. Cerca pure nuovi Pokémon nell'erba alta, caro avicoltore. Spearow. Sì, beh, che abbiano dei livelli così bassi questi Pokémon, però boh, cioè. Pensavo di aver messo Jolteon, tra l'altro, in prima posizione, però no, è vero, l'avevo cambiato durante la lotta. Quindi niente, la casa non si prende dei punti a caso. Mandiamo qualcun altro ora, però. Mandiamo Blastoise. Blastoise con Gelo Raggio dovrebbe bastare. Vai, bel giroraggio. Fufiro e addio. Bella lì per Blastoise. Oi oi. Oi oi oi. Allora, mettiamoci Blastoise in prima posizione. Alleniamo lui. Ecco qua. Vai. No, volevo affrontare l'allenatore, non vedere un Pokémon selvatico. Uno Spearow, tra l'altro, abbastanza inutile che ce l'abbiamo già. Via, fuga, ed ora ci vedrà l'allenatore. Tac, ecco qua. Questo è il mio territorio, via. Ah, qui loro sono letteralmente, cioè, degli avicoltori che stanno cercando di catturare dei Pokémon in tre in una zona di erba alta. Oh, va bene. Ecco, Spearow, immagino che potremmo shottarlo anche con morso, in teoria. Vediamo, eh. Un morsetto dovrebbe essere abbastanza, infatti. Mentre se hai magari la sua evoluzione, ti butto un geloraggio. Se continua ad avere Spiro, un bel morso, animazione corta, via. Poi, ecco, Firo invece ti butto un geloraggio, che dice? Vai, geloraggino. Dai, Blastoise, sali di livello però, per il nuovo Spiro. Spiro invece è un bel morsetto. Tac. Brutto colpo, tra l'altro, non serviva a niente. Abbiamo battuto anche l'avicoltore. Maledizione. Ancora fammi catturare i Pokémon nel tuo territorio. Cucucu. Ti piace questo canto? No. No, semplicemente no. E per favore non farlo mai più. Ah, lui è Dodrio. Ok. E io ho un geloraggio per te, Dodrio. Sei contento? Addio Dodrio, brutto colpo pure, addio. Easy. Blastoise sale al 43, bene. È arrivato a 100 di attacco, niente male. Volevo darti fastidio. Ci sei riuscito, vai tranquillo, ci sei riuscito assolutamente. Percorso 18, Fuxiapoli, Azzurropoli. E a questo punto siamo arrivati ufficialmente a Fuxiapoli. Abbiamo completato tutta la parte est. Quindi il percorso marittimo, diciamo, con lo strappino di allenatori, una parte che è durata un'ora e mezza. Abbiamo completato tutta la pista ciclabile. Abbiamo catturato uno Snorlax e ucciso l'altro. E a questo punto siamo arrivati a Fuxiapoli. Siamo pronti per proseguire la nostra avventura. Abbiamo anche battuto Sabrina, quindi non ci siamo lasciati indietro niente. E a questo punto, nel prossimo episodio, esploreremo Fuxiapoli, la zona Safari. E se ci avanza tempo, anche la palestra di Koga, così da completare Fuxiapoli in un unico episodio. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!